Sei anche tu tra quelli che hanno problematiche cardiovascolari? Magari soffri di pressione alta, di colesterolo in eccesso e hai paura di avere delle placche nelle arterie che potrebbero poi portarti a un ictus o un infarto. Ridurre o invertire queste problematiche è una cosa estremamente complicata, ma si può fare in modo efficace, però solo attraverso degli enormi cambi nella dieta e nello stile di vita. C'è però uno studio proprio recentemente pubblicato che dimostra come una sola molecola, un integratore, un supplemento o magari mangiare un particolare tipo di frutto può portarti a una regressione nelle placche nell'arteria e ridurre il tuo rischio di problematiche cardiovascolari. Questa molecola si chiama berberina, già conosciuta da decenni per le sue potenzialità sulla salute, anche se questo è il primo studio che ne dimostra l'efficacia nel ridurre la placca nelle arterie. Andiamo allora a scoprire insieme quali sono stati i risultati di questa ricerca, andando ad analizzare i dati che ci sveleranno delle cose particolarmente interessanti. Alma Fisio, curare, non trattare. C'è stato un primo studio qualche anno fa in cui i ricercatori hanno dimostrato chiaramente che dare un supplemento di berberina riduce le placche nelle arterie. Purtroppo però i soggetti che ricevevano la berberina erano dei criceti. E cosa ci possono dire questi criceti sull'efficacia della berberina? In realtà non tantissimo, anche perché i criceti non parlano. Per fortuna però, qualche anno dopo, proprio recentemente nel 2022, un gruppo di ricercatori cinesi ha fatto lo stesso studio su persone umane. Lo studio già dal titolo parla chiaro. La berberina tratta l'aterosclerosi attraverso un effetto di deregolazione della colina del TMA e del TMO, prodotti all'interno del microbiota delle persone. Che cosa significa tutto questo? In effetti, quello che volevano vedere i ricercatori è se dare un supplemento di berberina potesse abbassare i livelli di TMAO nel sangue. La formazione di TMAO è strettamente collegata all'aumento di problemi cardiovascolari. È quindi importantissimo per qualsiasi medico abbassare questi livelli in tutte le persone che li hanno alti. Quando tu consumi carnitina o L-carnitina o altre molecole, attraverso degli enzimi specifici all'interno del tuo intestino, queste molecole vengono trasformate in TMA. TMA sta per trimetilammina, che come capirai è un nome così lungo che è difficile anche da ricordarsi. E questa trimetilammina viene prodotta attraverso un enzima specifico, l'enzima colina TMA-ase, ovvero un enzima che trasforma la colina in TMA. Questo enzima è prodotto da alcuni batteri all'interno del tuo intestino, produce TMA che poi viene rilasciata all'interno del sangue. La TMA poi arriva al fegato e viene ossidata trasformandosi in TMAO, l'ultima O proprio che rappresenta l'ossidazione, ovvero l'aggiunta di ossigeno. Quando c'è TMAO nel sangue, c'è un aumento dell'infiammazione e un aumento del rischio di formazione delle placche nelle arterie. Quando le placche nelle arterie aumentano e crescono, possono bloccare o comunque limitare il flusso sanguigno e possono addirittura staccarsi dai pezzettini che poi migrano nelle arteriole più periferiche e più piccole, andandole ad occludere e portando poi a una conseguente necrosi dei tessuti distali, ovvero in parole semplici, una complicanza molto seria e pericolosa. Ti ricordi quali sono i quattro fattori essenziali per ridurre le placche già esistenti nelle tue arterie? Se non te lo ricordi, vai subito a rivederti questo video cliccando qui in alto, in cui ti spiego il meccanismo di formazione e anche quali sono i fattori necessari per ridurre queste placche. Ebbene, una delle cose importanti è abbassare anche la TMAO nel sangue. E in questa situazione a cosa ci serve la berberina? Ebbene, la berberina ha una potenzialità magica, quella di legarsi all'enzima colina TMAO-ase e quindi a evitare che la colina si trasformi in TMA, andando praticamente alla radice del problema e limitando questa trasformazione, portandoti quindi ad avere meno livelli di TMAO nel sangue. In questo studio i ricercatori hanno proprio dimostrato questo effetto positivo della berberina. Guarda queste immagini, questo grafico. Il rettangolo rosso indica i pazienti dopo 4 mesi dall'assunzione di berberina, mentre invece il rettangolo bianco indica gli stessi pazienti
ma prima di aver assunto questa sostanza. Più alto è il rettangolo, più è grande e maggiori saranno i livelli di TMA sul lato sinistro e di TMAO sul lato destro. Come puoi vedere, chiaramente, il rettangolo rosso è molto più piccolo, indicando che la berberina ha un forte effetto di riduzione di questi due parametri, abbassandoli fino al 30%. Ok, tutto bene, tutto bello, tutto interessante? Ma la domanda che interessa a me e a te, persone comuni, è: ok, ma questi effetti hanno quindi un beneficio sulla mia salute? Ridurranno il mio rischio di problematiche cardiovascolari? La risposta in breve è sì, ma le immagini che ti vado a vedere parlano più di molte parole. Ecco le immagini davanti a te. Queste sono le persone prima del trattamento, nelle immagini in alto, e dopo il trattamento, nelle immagini in basso. Focalizza la tua attenzione sulle zone tratteggiate. Quelle sono le placche all'interno delle arterie. Quelle terribili formazioni che occludono i nostri vasi sanguigni, ci portano poi ad avere infarti, ictus o a volte anche la morte. Dobbiamo quindi ridurle il più possibile. Adesso, lo so che magari l'immagine non è chiara o la differenza non è così eclatante, perché comunque sono immagini prese al microscopio. Ma se non riesci a vedere delle differenze ad occhio nudo, perlomeno però fissati, fai attenzione sui numeri proprio in basso alle immagini. Per esempio, prendiamo l'immagine D del paziente numero 19. Lo vedi quei numeri in basso? Dist A, Dist B? Se i numeri nell'immagine sotto sono più bassi di quelli dell'immagine sopra, allora vuol dire che c'è stata una riduzione. E in effetti la riduzione c'è stata. Ciò quindi ci indica che la berberina è efficace. Ma stiamo attenti, perché questi potrebbero essere solo delle immagini selezionate dai ricercatori che però non riguardano tutti gli individui che hanno partecipato allo studio. Potremmo quindi essere ingannati. Andiamo allora a vedere i dati globali su tutti i partecipanti. Questi due grafici davanti a me rappresentano tutti i pazienti partecipanti allo studio. Come al solito, a destra quelli in rosso sono i partecipanti dopo aver assunto la berberina per 4 mesi, quelli a sinistra sono gli stessi partecipanti prima dell'assunzione della berberina. Anche qui, a vista d'occhio, non ci sono grandissime differenze, anzi sembrano proprio uguali, ma se guardi in alto dove c'è indicata la variazione percentuale, c'è un bel meno 3,2%, indicandoci che in due parametri, il punteggio di placca e lo spessore dell'intima, ovvero della parte che circonda l'arteria, che forma la parete dell'arteria, c'è stato un miglioramento che è statisticamente significativo, almeno per uno di questi due parametri. La mia interpretazione quindi riguardo a questi dati è che la berberina sembra essere efficace nel ridurre la placca. Ora però, prima di arrivare alle conclusioni, permettimi di condividere con te degli altri risultati molto interessanti che i ricercatori hanno approfondito proprio nello stesso studio. Infatti, gli stessi ricercatori hanno coinvolto anche delle persone che invece della berberina hanno fatto la classica terapia con statine. Se guardiamo i dati delle statine, c'è una cosa veramente incredibile. Sono analizzate più misure in questo caso, sempre il punteggio della placca totale e lo spessore dell'intima, ma anche la lunghezza totale della placca. E ancora una volta, anche se non ci capisci niente dei risultati di statistiche e di immagini, se guardi in alto la percentuale di beneficio o maleficio, c'è nel caso delle statine due parametri in cui c'è stato un peggioramento, un più 1,9 e un più 2,2. Sembra quindi che da una parte le statine possano peggiorare la formazione della placca facendola aumentare, mentre invece la berberina la fa diminuire. Possiamo quindi consigliare a tutti di prendere la berberina? Un momento, un attimo. È solo lo studio, è un primo studio che deve essere confermato da altri approfondimenti e da altri professionisti. Ci sono infatti diversi limiti nella formazione di questo studio. Non esiste prima di tutto un gruppo di controllo, un gruppo di pazienti simili a quelli che hanno preso la berberina, a cui è stato dato invece di questa molecola una pillola placebo, grazie ai quali avremmo potuto avere un gruppo di confronto proprio per avere dei risultati ancora più efficaci e più veritieri. In generale comunque sappiamo che se una persona non fa nessun tipo di terapia, l'aterosclerosi peggiore avanza. Quindi evidentemente nel gruppo placebo, se ci fosse stato, avremmo avuto un aumento della placca rispetto invece al gruppo berberina che ne ha avuto una riduzione. Il gruppo di controllo però sarebbe stato ancora più utile per quanto riguarda le statine, perché uno potrebbe concludere:
ah, le statine fanno male, fanno aumentare la placca. C'è stato effettivamente un peggioramento. Questo però non si può dire proprio perché non c'è stato un gruppo di controllo. Quello che sicuramente possiamo concludere, come hanno fatto i ricercatori, è dire che la terapia con statine non ha portato a una regressione della formazione della placca. Nel complesso, ciò implica che la terapia con statine non è efficace quanto la berberina. Un altro secondo limite di questo studio è il fatto che i ricercatori hanno analizzato solo l'effetto della berberina sul TMA e sul TMAO. In realtà, da altre revisioni sistematiche della letteratura, abbiamo scoperto, già sappiamo da anni, che la berberina ha innumerevoli effetti sul sistema cardiovascolare e sul tuo organismo in generale. Questi benefici sulla placca potrebbero quindi essere indotti da altri meccanismi e non semplicemente dall'inibizione della formazione di TMAO. Quello che è certo, quello che è interessante e molto importante, secondo il mio punto di vista, è che è bastato dare questa molecola per 4 mesi per avere una regressione della formazione della placca. Non solo un rallentamento o una staticizzazione di questa formazione, ma addirittura la placca è diminuita con un semplice supplemento. Non è stato richiesto alla persona di cambiare dieta, di rinunciare a delle cose o di fare tantissima attività fisica, che comunque sappiamo essere importantissime, essenziali, e non credere che te la puoi cavare semplicemente prendendo la berberina per sempre senza mai cambiare il tuo stile di vita. Ma è comunque un'indicazione molto interessante, perché anche in quelle condizioni peggiori in cui la persona non può proprio cambiare le sue cattive abitudini, questa molecola potrebbe comunque aiutare. Io comunque mi aspetto maggiori approfondimenti e maggiori risultati per avere ancora più chiarezza, magari con degli studi ancora più ampi, con un numero ancora maggiore di persone. Per il momento però ti lascio con questa buona notizia, e se tu hai ancora la curiosità di capire come la berberina può essere anche utile per altre problematiche della tua salute, ma soprattutto in quali alimenti è maggiormente presente, allora commenta qui sotto berberina e ne farò sicuramente un video. Per oggi è tutto, ciao e grazie!